schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per mettere la targa bianca che tutti mi avete richiesto. Secondo me non serve a un cazzo questo glitch, però molti di voi sono convinti che avere la targa bianca evita il blocco giornaliero, avere la targa bianca evita tanti problemi. Io vi ho portato il glitch a grande richiesta, perché me l'hanno richiesto in molti, e vi ho portato questo glitch. Ripeto, per me non serve a un cazzo, molti youtuber l'hanno fatto solo per fare visual. Il blocco giornaliero sicuramente non ve lo toglie la targa bianca, però convinti voi, convinti tutti. Passiamo al glitch. Allora, per fare questo glitch basterà andare sulla vendor con un amico ovviamente, e dovete fare il bug del money glitch. Adesso vado a spiegarvi. Entrate nella vendor, premete la freccia a destra, poi premete cerchio, vi posizionate su esci dalla base operativa, tenete premuto il tasto option e mentre lo rilasciate premete X fino ad ottenere questa schermata, ragazzi. Una volta ottenuta questa schermata dovete lasciare la sessione. L'unico modo che potete è il lettore multimediale, ragazzi, non potete fare altrimenti, perché sarete buggati sia voi che il vostro amico. Il vostro amico avrà una schermata nera e quindi diciamo non potrà fare un cazzo. A questo punto l'applicazione si sospenderà, andrete comunque in un'altra sessione e attenderete che il vostro amico faccia questo, ragazzi, faccia un invito a giochiamo insieme. Questo è quello che deve fare il vostro amico, quindi vi inviterà tramite party, farà giochiamo insieme, aspetterete l'invito e vi unirete alla partita. Una volta che sarete in sessione col vostro amico lo vedrete buggato nella vendere. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Start online, attività create da Rockstar, andate in missioni e scegliete un lavoro da titano, è la prima, quella che vi capita insomma. A questo punto il vostro amico si dovrà unire a voi. Intanto aspettiamo che carichi l'attività. E il vostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare tramite party sul vostro profilo. Voi dovete essere online, altrimenti il vostro amico vedrà questo messaggio, quindi andrà sul vostro profilo e si unirà a voi. Ovviamente, come ho già detto, mettetevi online. Se magari non vi vede il vostro amico, se siete online, passate offline e tornate online, perché ultimamente il PSN fa anche di questi scherzi. E quando comunque diciamo avrete fatto il tutto, il vostro amico andrà sul vostro profilo e farà partecipa a sessione. Quindi voi sarete nella missione, dovete premere semplicemente cerchio, andrete in schermata nera, aspetterete che il vostro amico riceverà il primo messaggio che dovrà accettare. Quando avrà accettato il primo messaggio voi uscirete questa schermata nera, lui accetterà il primo messaggio, voi uscirete e lui accetterà il secondo messaggio e automaticamente si potrà sbaggare tranquillamente senza nessun problema. A questo punto il vostro amico potrà guidare le vostre auto nel vostro garage, o comunque non nel garage ma nella base operativa, insomma, ragazzi, per capirci, non scambiamo le cose, perché sennò qui altrimenti la gente non capisce. Allora, a questo punto, come dicevo, andremo a guidare i veicoli nella base operativa e il procedimento è lo stesso, ragazzi. Noi ci avviciniamo, saliamo in auto, il nostro amico preme triangolo, lo lascia premuto, non appena apre lo sportello noi scendiamo, ragazzi. È semplice, passerà al posto di guida, andrà a posizionare l'auto
dove si posiziona sempre, quindi la andrà a posizionare qui in maniera tale da poter creare il teletrasporto, e quando sarà posizionata saremo quasi pronti, ragazzi, per avere questa targa bianca. Quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo uscire fuori dalla base operativa e chiamare un veicolo. Io in questo caso il veicolo già l'avevo fuori dalla base operativa, quindi non ho necessità di chiamarlo. Quindi prendiamo il veicolo che abbiamo chiamato o che abbiamo fuori dalla base operativa, andiamo allo Santos Custom e lo vendiamo, ragazzi. Niente di più semplice, dobbiamo fare solo questo. Una volta venduto questo veicolo, tornerete alla base operativa e continuerete il glitch. Quindi torniamo in base operativa. E andiamo a concludere il glitch, ragazzi. Una volta fatto questo passaggio, che avete venduto l'auto, dovete tornare nella vostra base operativa e dovete fare l'ultimo passaggio che vi permetterà di rendere la vostra targa invisibile. In questo caso la mia è nera, alcuni sarà bianca, però comunque sia il concetto della targa è averla invisibile, quello che volete voi, insomma. Quindi a questo punto rientriamo in base operativa e l'unico passaggio, e l'ultimo anche passaggio che dobbiamo fare, è quello di teletrasportarci in auto. Come vedete, ragazzi, questa auto è targata alle Tigri, quindi che cosa faremo? Andremo a posizionarci vicino al pallino dell'uscita, faremo comparire il messaggio e cliccheremo X e triangolo insieme. Andremo a spawnare fuori dalla base operativa e avremo la targa trasparente, la targa invisibile. Potete andarla a mettere in un garage, ovviamente non nella base operativa, andate a mettere in un altro garage e il glitch è fatto. Detto questo, ragazzi, spero che vi sia utile questa targa, spero che le vostre convinzioni siano reali. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.